Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1128esima puntata di Eurotrack Simulator 2. Allora, per chi si ricorda, ieri stavamo cercando di prendere appunto un carico che ho trovato alla fine uno di questi qui semirimorchi doppi. E spero che di poterlo mettere singolo senza perdere, diciamo, i suoi bonus. Non so se il rimorchio doppio dà dei bonus, sinceramente. Però spero di no. Cioè, credo di no. Abbiamo carico fragile e consegna urgente. In teoria, se io cambio il rimorchio, rimane sempre sia fragile che urgente. Prendiamo magari questo qui che mi piace. Uno a caso, non tanto, senza guardarlo più di tanto. Allora, asciuga quarzo mio. Ok, un altro marcio, però. Ve ne parlavo ieri, però è lunghissima quella marcia, ragazzi. Prima e seconda sono corti, poi c'è terza e quarta e sono lunghissime. Tu non parla via di me. Perfetto, via. 110 quintali, eh. Facciamo fare un po' di ginnastica a questo cancello. Facciamo aprire e chiudere. Dobbiamo andare a Torino, alla Obi. Vediamo un pochettino. Ce n'era anche uno per Roma che era uno yacht. E invece che essere tipo. Non era urgente, ma era tipo speciale. O forse era urgente, ma non era fragile ed era speciale. Una cosa così. Ciao, panda. Perfetto. Ora me la fa vedere quella strada lì. Ma ora, sinceramente, non mi va tanto di farlo. Ora forse mi conviene fare quell'altro. Si ferma, eh? No, io gli taglio la strada. C'è poco da fare. Se non ti fermi, io non è che posso girare lì all'infinito nella rotonda. Ti taglio la strada. Qua che prima saremmo dovuti uscire. Forse posso andare anche a uscire dritto ed evito dei repighi inutili. Repighi, non so, forse probabilmente una parola in dialetto che significa rigiri, cioè tipo giri strambi. Qua da me si usa dire repighi. Infatti, no, vabbè, ma l'avrei preso anche di no, perché di là ci spuntava un po'. Ma quello lì cosa ha fatto? Ha visto il giallo, si è fermato quando è venuto rosso e è partito. Non ho capito. Sei uscito là da dove esce quel camion là? Se avessi fatto quella che mi consigliava il navigatore, ma non credo di stare neanche tanto a questo semaforo. Infatti, appena ho schiacciato il freno per fermarmi, è partito il verde. Vabbè. Tra l'altro, a me una cosa che mi è capitata l'altro giorno, che per me è ieri, ma per voi è l'altro giorno perché era l'8. Sì, era l'8. L'8 di agosto. Stavo camminando per la strada, no? In una stradina stretta. E tipo, una stradina, era a senso unico. E quindi era proprio stretta, ci passa un furgone, diciamo, di più. Sì, forse un camion, tipo un Eurocargo. Di più è difficile che ci passa, cioè non ci passa. E quindi ero sul mio lato e non sentivo niente. Ho detto ok, vabbè, andiamo. Stavo camminando tranquillamente, dando le spalle alle macchine. Tipo, a un certo punto vedo passare sta macchina. Era proprio stretta, infatti è passato piano piano, perché sennò magari mi tirava anche sotto. Passato, tipo io ho guardato, era una, credo fosse una Prius, il primo modello, il primo, sì, la prima versione, il primo modello di Prius, che sono elettriche, non mi era mai successo, comunque veramente è pericoloso, cioè pericoloso, non te ne accorgi, ma non è che dici, lo dici così, ma poi le ruote si sentono, perché se va piano, non lo senti proprio, io mi è arrivato di fianco che l'ho visto di fatti, che ce l'avevo di fianco, non l'ho sentito. E tipo non è che mi sono spaventato, però ho detto, guarda, cioè, c'avevo la macchina di fianco, proprio di fianco, e neanche la sentivo, perché sono elettriche quelle macchine lì. Cioè, o comunque stavo andando in modalità elettrica, forse sono anche ibride. Sì, probabilmente ibrida e non elettrica, non lo so. Fatto strano, perché non mi era mai capitato prima d'ora. Essendo che uno, io mi capita. Non raramente, ma di più, di andare in giro a piedi, per tipo dei paesi, anche perché
piano piano, che se c'è la polizia che ci vede sopra gli 87 ci fa la multa. Dato che io sono in un paese che non ci, cioè, ci passerà tipo una macchina all'ora qui, e in più nessuno ha una macchina elettrica nel mio paese, dato che è un paese piccolino, proprio piccolo piccolo, e non mi è mai capitato, e giro per altri posti a piedi, generalmente non ci vado. Però lì era un'occasione particolare, quindi, cioè, un'occasione particolare, insomma, così, e mi è capitato. Ed è strano se effettivamente sentire una macchina e non, cioè, vedere la macchina e non sentirla. Penso che, cioè, secondo me sarebbe da fare qualcosina del tipo, magari non, sì, allora acceleriamo, non fargli fare rumore, però tipo un boh, qualcosa. Perché metti che qua non è, come dico, non è stato un grosso problema, non lo sarebbe stato, però se un giorno tanti, molte più macchine diventassero elettriche o comunque cose così, ci sarebbe probabilmente questo problema, diventerebbe un problema anche abbastanza serio, penso. Oh, devo uscire qua. Dai, speriamo ancora questo fiege. Dove fate caso? Oh, bravo. Fate caso che io quando devo uscire sorpasso sempre. E non è che mi capita così spesso di sorpassare. Quelle rare volte che sorpasso una fila di camion abbastanza lunga o macchine, poi mi tocca sempre uscire. Io ci ho già fatto caso che 99 su 100 quando c'è una riga e io lo voglio sorpassare, poi devo uscire. Mettiamoci subito di là. Perfetto, anche questo dovremmo riuscirlo a fare tranquillamente in giornata. Sono 4 ore ancora di viaggio. Siamo a già 7 minuti, però di video, ma ce la dovremmo fare. Impact. Magari stiamo sulla corsia normale. Per fare qui sono in teoria bande, tipo, no, bande, pannelli sonorizzanti, perché di là c'erano appunto le case. Non è che ho prodotto questo, cioè tipo, in teoria non so neanche se è legale una cosa così, perché non ha il paraurti dietro. C'ha la barra delle luci, ma è altissima, e poi credo non sia considerato paraurti. C'ha la campana là sotto, credo che comunque ci voglia una sorta di paraurti, perché sennò ti ci infili sotto la macchina. Una cosa di questo tipo, almeno un pochino più bassa, e non so se, non so questa cosa, però boh, credo che ci voglia. Allora io, ma hanno velocizzato i camion? Perché mi sembrava che 87 io li passassi sì, sempre così facile. Adesso 87 ce la giochiamo, UK and European Transport. È del Kent questo. Anche questo c'è il semirimorchio che diventa dentro i parafanghi. Ah, anche lui c'ha il Volvo. Beh, in teoria in questo momento non dovrei avere problemi, perché questo è il semirimorchio originale. Originale, cioè è di un DLC originale, quindi. Vedete, non riesco a sorpassare. Allora, sperando di non avere polizia dietro, accelero, vado a 90. Ok, ora sono riuscito a sorpassare. Se no facevo una coda chilometrica dietro. Ora mi piacerebbe sorpassare anche questo, ma so che adesso arriverà la riga di macchine che mi vorrà sorpassare. Devo stare attento al gasolio, me lo dice qua quanti chilometri faccio. 450, ce n'è. Non tantissimi, perché se tipo oltre a questo dobbiamo fare un altro viaggio, probabilmente dobbiamo farlo a gasolio. Ma giusto per non rimanere a piedi. Ma non perché non voglio farlo, perché io non ho mai capito se quando poi lo dai l'autista. No, vedi, presto mettersi di là. Se quando poi lo dai l'autista lo fa lui, o cioè non lo paga. Non so come, ma non lo paga. Io ora mi sposto. Oppure boh, te lo fa pagare. Quindi io per non saperne leggere né scrivere non lo faccio, al massimo lo fa lui. La cosa che a me dà molto fastidio è quando mi capita di prendere. Per il lavoro che faccio io spesso mi capita di prendere le macchine. Poi mi sono tremolare tutto così. Forse era questo. Ah sì, è la grafica. E
per farci dei viaggi, magari anche medi, anche abbastanza corti, però può capitare che devi fare anche delle centinaia di chilometri. Così, senza magari saperlo prima, su chiamata. Ah no, cos'era il. Ah no, vabbè, il debito, va bene, ok. Non magari in emergenza, ma tipo un trasferimento da un ospedale all'ospedale o così, ti chiamano e lo devi fare e praticamente magari devi fare, che ne so, anche 200 km e te ti trovi magari con la macchina che con due tacche di gasolio dentro. Ora, generalmente diciamo che se usi, io per fortuna diciamo che le ambulanze, proprio il furgone, essendo che lo guida comunque una parte ristretta di persone, e non tutti appunto, e chi lo usa un pochino più di testa a quanto pare, generalmente sono quasi sempre abbastanza pieni, quasi sempre sopra la metà. Ma le macchine che le guidano tante persone diverse, è una cosa brutta perché può capitarti anche di fare un viaggio con la macchina, non con l'ambulanza per forza. E magari loro dicono: ma sì, tanto fai il viaggio, noi abbiamo molti viaggi, tipo due al giorno sicuri. Sono a. Aspetta, qui dove sono? Aspetta, andiamoci di qua allora. Sono a 10 km dal distributore dove facciamo noi gasolio, quindi possono dire sì. Domani quando ci vanno lo fanno, però non, magari non ci pensano che effettivamente ci può essere qualche problema, e quindi odio quando vengono lasciate le macchine a secco, cioè a secco, anche sotto un quarto, quando vedi che è meno di un quarto, fai gasolio. Cioè, che motivo c'hai di lasciarlo finire? Poi lo pagassi ancora tu che dici non c'ho i soldi dietro. C'hai la tessera, tutto quanto, ci vuole 5 minuti a fare un po' di gasolio. La cosa, penso che sia una delle cose che mi dà più fastidio. Quando vai, c'è tutto, dovresti avere la macchina pronta sempre a partire, no, monti, sei senza gasolio. Capita. E che appunto qui il camion, ora ce lo faccio al mio autista, sperando che non si arrabbi. Ah, comunque non so se si nota. Beh, credo di aver risolto quel crash. Comunque. Non so se si nota, ho tolto, ho messo, ho aggiornato, insomma, ho tolto, ho messo, ho aggiornato il mod della grafica. Ah, forse ve l'avevo già detto. Sì, ve l'avevo già detto, quindi non ve lo ridirò. Milano-Torino. Noi dobbiamo andare a Torino, né? Sì. E c'è anche la spia rossa, intanto io guardo la spia, continuo a fare cambiare delle pagine là a Torino, sì. Oggi, ecco, te lo dico, abbiamo fatto degli altri danni, ecco. Siamo belli che ribaltati. Cosa facciamo? Ci fermiamo, forza. C'è macchine? Beh, probabilmente penso di sì, infatti. Ok, possiamo riprendere il viaggio. Ultimamente l'ho detto, sto guidando malissimo, ma non capisco neanche il motivo perché di tanti. Per fortuna non abbiamo fatto neanche tanti danni. A carico zero, che è la cosa più importante. Non so perché ultimamente guido così male. Sarà appunto che prima guidavo meglio, adesso peggio. Probabilmente credo di sapere il motivo perché. Mi sto, diciamo, più abituando, giustamente, a guidare nella realtà che nel gioco, e quindi è completamente diverso per chi non avesse mai guidato, magari non c'è ancora la patente o okay. Che è completamente diverso guidare Euro Truck in realtà. Però, diciamo, non ho mai avuto problemi. Adesso sto cominciando ad averne, boh, non lo so, non mi rendo conto della velocità, non so per quale motivo. Comunque guido tanto male ultimamente su Euro Truck. Sarà che magari lo guido anche poco, lo guido tipo un'ora a settimana. E quindi è un po' poco, magari prima lo guidavo di più, però mi accorgo che guido malissimo. Ma proprio male, male, male. Non è che vado fuori strada, faccio di qua in là nelle corsie, per come ho fatto prima, mi ribalto.
forse ribaltarmi, questa è la prima volta dopo un po', però nel senso ho rischiato anche delle altre volte di ribaltarmi, quindi non è che c'è tanto da scherzare. Perché se è un gioco non c'è problema, però cavolo. Non va bene fare così piuttosto. Credo che abbiano messo tanti nuovi camion nei pack di Jetsicket, perché tanti tipo questo magari sì, perché è originale. Ma tanti non li avevo mai visti. Ah, giusto. Dobbiamo anche fare la pausa prima o poi. Ma com'è possibile che io ho fatto tipo Verona, Firenze, Firenze, praticamente Torino, perché siamo arrivati oramai. Ci sono questi, e mi ricorda vederli così, mi ricorda quelli che c'è per andare a Milano sulla A7, sulla Milano Serravalle, che c'era un periodo che andavo tutte le settimane con mio papà col camion e vedevamo crescere, diciamo, questi tralicci, vedevamo tutti questi tralicci diversi, ce n'erano un po' tipo a punta, un po' tipo sembrava fatti a V, un po' fatti in un altro modo. E tipo, ogni volta li vedevamo mettere un tipo diverso, poi un altro tipo diverso, poi un altro tipo diverso. È durato un pochettino. Mi ricordo almeno una volta a settimana, tutte le settimane andavamo a Milano. E appunto vedevamo cambiare questo affare qua. E aspetta. No, non è questa. Questa qui è l'autostrada. Mi capita di farla questa autostrada, non dico abbastanza spesso, ma aspetta, perché mi fa passare là dentro. Giusto, bravo. Molto più sveglio di me, si è ricordato che devo fare la pausa? Non me lo sarei ricordato. Era auto di là, autocar di qua, va bene. Camion, certo, camion. Sì, sicuramente è stata una coincidenza, perché il gioco non te lo dice quando devi fare la pausa. Perlomeno magari fosse originale potrebbe anche ricordarlo, anzi sarebbe una bella cosa. Ma allora, facciamo venire le 12.2. Cosa ho combinato? 14.2 avrei dovuto far venire, perfetto. Siamo anche sensati. Dai che voglio chiudere la puntata prima di 20 minuti, non ce la farò mai. Ma mi piacerebbe che faccio. E riesco a fare tutto. Adesso dovremmo partire, però accendiamo le luci che siamo un po' di condizioni avverse. E cosa stavo dicendo? Ah sì, mi capita di farla questa autostrada qui. Che io, ecco, ho aperto la mappa, ho fatto un casino perché adesso ci mette mezz'ora a caricarsi, vero? È vero, è vero. Però è bellino, sto Volvo, mi piace. Forse perché magari, non so, fosse fatto un pochino con più dettagli, più configurazione, sarebbe meglio. Vi dicevo, non qua, ma tipo un pochino più in qua, mi capita di prenderla e fare, per chi magari è della zona o comunque mi interessa saperlo, da Alessandria. Sì, faccio consente, è suonato qui. Verso Asti, Torino, mi capita di farlo ogni tanto. Spedition, non mi hanno letto che cosa, quindi me ne faccio poco di leggere Spedition. Dai che voglio arrivare! 19 minuti, siamo. Qui c'è uno che è un po' meno fortunato di noi. Sto là a parlare con la polizia, con i carabinieri oltre. 31 minuti, vai. Udos. Anche mi piace vedere i camion, gli altri, che cosa, cosa ci hanno scritto, che cosa portano. Curiosità, da dove ne vengono. Perfetto, Genova, Berna, Lione, Tortona. Sì, Tortona, ciao, Torino. Che Tortona. Sembra aver letto Tortona, mi è Torino. Ah, forse perché ho visto Torino Est, non lo so. No, Est non c'era scritto. Forse sì, non lo so. Eccoci qua, Torino Est. Poi essendo io, ma anche appunto Torino, capita ogni tanto che ci vado, l'ultima volta non è tanto che ci sono andato, forse neanche un mese fa,
però come sia Torino Est. Io mi ricordo, io esco a comunque quasi sempre, comunque devo andare come si chiama? Moncalieri. Di lì la conosco oramai bene, perché tutte le volte che vado passo di lì. Altre invece no. Che cavolo, euro 3. Già questo che avevo visto che si sta. Ecco. Che odio quando fanno così, guarda. Vediamo. Scandinavian. Pensavo fosse in italiano. Scandinavian Express. Credo sia in inglese, eh. Scandinavian Express. Vabbè, credo sia così. Io non so neanche di dove è questa ditta. Potrei chiederla ad Alexa, quasi sicuramente mi dice che non lo so. Quindi, anzi, posso provare. Alexa, cos'è Scandinavian Express? Secondo me sarebbe, a parte che ora sono molto distratto con le serie, con la serie, dovrebbero un pochettino farli un po' andare ancora, già sono molto abbastanza, se partono molto, ancora di più, cioè, è una domanda del genere, cerca una scusa, non è che se leggi una stupidata, perlomeno leggi qualcosa. Poi non so se Google Home è un po' diverso, è meglio, dai, ma non ci posso credere, quanto manca? 15.995 su 16.000. Ma sei serio? Vabbè, va bene, va bene. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da è tutto. Ciao a tutti.